Ed eccoci all'appuntamento conclusivo per il 2015, Rewind, un anno di notiziario ADI. Questa è la seconda parte della collezione delle notizie più importanti che la redazione ha messo insieme. Vogliamo invitarvi a seguirci in questa bella puntata. Da circa 7 anni ormai, un nutrito gruppo di credenti appartenenti alle chiese ADI di Palermo si recano presso la stazione centrale per incontrare i bisognosi che si rifugiano al suo interno. Questa attività, svolta ogni mese, prevede la distribuzione di indumenti puliti e selezionati, oltre che l'offerta di un pasto caldo per i cosiddetti clochard. Questo servizio, che non si limita soltanto a sfamare per una sera i senza tetto, ha lo scopo di offrire una parola di incoraggiamento con l'invito a ricevere il seme della parola di Dio che nel frattempo viene sparso, caratterizzando l'iniziativa come espressione del grande mandato di Gesù Cristo. A seguito del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la regione del Nepal, dallo scorso 25 aprile l'intera popolazione mondiale assiste impotente alla costante crescita del numero delle vittime colpite dalla tragedia. Numerose le organizzazioni cristiane di tutto il mondo che sono già intervenute per portare aiuti nella regione nepalese, anche attraverso la raccolta di fondi a sostegno delle famiglie delle vittime nel territorio. Il problema dei flussi migratori interessa ormai da anni la nostra nazione, in particolare la Sicilia, regione che si trova in prima linea nell'affrontare questa complessa realtà sociale. Alcuni giovani credenti di fede evangelica, venuti a contatto con questa realtà, si sono mobilitati per fornire assistenza, portando a più riprese, per alcuni giorni, viveri, acqua, indumenti, coperte e i detergenti necessari a sopperire alle prime necessità dei profughi, mostrando loro solidarietà e amore cristiano. Si è conclusa da pochi giorni la 46esima Assemblea Generale dei Pastori appartenenti alle Assemblee di Dio in Italia. Tra le novità di questa assemblea, anche l'inserimento nell'organico nazionale di altri 2 membri, individuati dall'assemblea nei pastori Angelo Gargano e Renato Mottola. Niger, l'Evangelo dove non è mai stato portato. Così titola l'ultimo numero del bollettino informativo a cura del Dipartimento Estero delle Assemblee di Dio in Italia. Spinti dal forte desiderio di evangelizzare i perduti e di predicare l'Evangelo lì dove nessuno l'avesse ancora portato, il missionario Davide Valentino, coadiuvato dai pastori membri del Comitato di Zona Ovest delle Assemblee di Dio in Niger, hanno raggiunto villaggi in cui fino ad ora non era mai stato predicato il messaggio dell'Evangelo. Unrestrained, vale a dire senza impedimento. Queste parole, tratte dall'ultimo verso del capitolo 28 del Libro degli Atti, ha fatto da tema al 75° Consiglio Generale delle Assemblee di Dio delle Filippine. A inizio l'estate e con essa si aprono i cancelli dei numerosi centri comunitari evangelici di culto delle Assemblee di Dio in Italia, comunemente conosciuti dai credenti evangelici come campeggi. Si è concluso lo scorso 12 giugno il 60° anno accademico dell'Istituto Biblico Italiano. Si è così celebrato il culto al Signore ringraziandolo per l'aiuto ed il sostegno ricevuto nel corso dell'anno, che ha visto presentarsi nuove sfide e difficoltà, superate le quali si sono manifestate anche grandi benedizioni. Per il progresso dell'opera di Dio, mediante l'insegnamento della sua parola, anche quest'anno si sono riuniti i rettori degli istituti biblici delle Assemblee di Dio del Sud Europa. Dopo Madrid e Lisbona, questo terzo incontro è avvenuto presso la sede della Facoltà di Teologia delle Assemblee di Dio di Spagna, a La Carlota, nei pressi di Córdoba. La Fenice, questo è il nome del complesso situato a Nettuno in provincia di Roma che Dio volendo costituirà la futura sede dell'Istituto Biblico Italiano. Il massacro di 9 cristiani alla Methodist Episcopal Church di Charleston nel South Carolina ha riportato alla ribalta della cronaca il problema della libera vendita delle armi negli Stati Uniti. I fatti di Charleston sono stati un severo banco di prova per la fede, non solo dei credenti dell'Emmanuel Church, ma anche dell'intera cittadinanza. 19 giugno 2015, data importante per il mondo evangelico. È stato celebrato il 181° anniversario della nascita di Charles Spurgeon,
il più celebre fra tutti i predicatori dell'Evangelo nell'età moderna. Spurgeon fu un uomo potentemente usato da Dio per un grande risveglio nella città di Londra, durante un periodo di grandi progressi della società inglese, ma caratterizzato da enormi diseguaglianze sociali. Con una sentenza storica ed ampiamente discussa, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha legalizzato il 26 giugno scorso i matrimoni tra persone dello stesso sesso, riconoscendo ad essi valore legale ed estendendone le trascrizioni nei pubblici registri a tutti gli stati dell'Unione. George Woods, sovrintendente generale delle Assemblee di Dio degli USA, ha dichiarato profondo sconcerto per la decisione presa dalla Corte Suprema americana, affermando con dichiarazioni sui social che quello che la Corte può rendere legale non può essere dichiarato morale. Adicare, primo programma sanitario delle Assemblee di Dio in Italia. Nato all'inizio del 2015, il progetto rappresenta la risposta alle necessità ravvisate da credenti, cristiani evangelici, operanti in ambito medico-sanitario e sviluppate in un programma sanitario approvato dal Consiglio Generale delle Chiese. Dall'11 al 13 settembre scorso centinaia di monitori provenienti da tutta Italia si sono incontrati in occasione del convegno nazionale dei monitori delle scuole domenicali, giunto ormai al suo 20° appuntamento. Semplice, intuitiva, funzionale. Sono le caratteristiche principali della nuova applicazione del Dipartimento Media Radio TV delle Assemblee di Dio in Italia. Presente sui principali store dei più diffusi dispositivi mobili, l'app si chiama Radio Evangelo Network. 9 edizioni. Sono trascorsi oramai diversi anni dal primo incontro ufficiale delle emittenti comunitarie ADI e da allora ad oggi il Signore ha fatto crescere e prosperare questa meravigliosa opera di diffusione dell'Evangelo. Venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2015 la Chiesa di Messina, curata dal pastore Vito Nuzzo, si è trasformata nella sede del 9° Convegno Nazionale Radio Evangelo, organizzato dal Dipartimento Media Radio TV. Un appuntamento speciale quello che si terrà da lunedì 16 a giovedì 19 novembre prossimi nel Torinese. Si tratta del convegno dedicato ai rappresentanti dei dipartimenti missioni delle opere pentecostali europee, appartenenti alla Pentecostal European Fellowship, di cui anche le Assemblee di Dio in Italia fanno parte. 45 anni di storia, di servizio, di fede e di carità. È il sunto delle considerazioni che hanno accompagnato la giornata di sabato 26 settembre in un incontro speciale organizzato nei locali dell'Istituto Evangelico Betesda di Macchia di Giarre in provincia di Catania. Un arco storico durante il quale 822 anziani hanno potuto ricevere accoglienza e assistenza sanitaria, materiale e spirituale. Il Dipartimento ADAID si è impegnato a sostenere un nuovo progetto in Burkina Faso, che ha previsto la costruzione di un liceo a Gampela, a 15 km da Ouagadougou, capitale del paese. A distanza di 2 anni, il compimento. La prima ala del liceo, un edificio di 4 stanze, è stata completata durante la stagione estiva. Il 15 agosto l'amministrazione del liceo ha iniziato a raccogliere le iscrizioni. Nella consueta cornice autunnale di Fiuggi Fonte dal 29 ottobre al 1 novembre 2015 si è tenuto il 40° incontro nazionale giovanile. Migliaia di giovani credenti di fede evangelica provenienti da tutta Italia sono accorsi al consueto evento delle Assemblee di Dio in Italia. Il DMRT, Dipartimento Media Radio TV delle Assemblee di Dio in Italia, ha seguito con le trasmissioni in diretta ed in differita anche il 40° incontro nazionale giovanile ad IBI. Un team di 35 collaboratori hanno dato il loro contributo alla realizzazione delle 13 dirette in qualità di tecnici, di redattori e di speaker. Un bilancio indubbiamente tragico. Venerdì 13 novembre 2015, nel pieno centro della capitale francese, un gruppo di terroristi ha seminato il panico, la distruzione e la morte. Il popolo evangelico della Francia ha alzato un altro grido, reagendo a questi fatti con un profondo senso cristiano. Non c'è stato spazio per il risentimento o il rancore, ma fin da subito vi è stato il vivo desiderio di sostenere le famiglie delle vittime con la preghiera. Il seminario del centro Cades Onlus è ormai uno degli appuntamenti più attesi dai credenti delle Assemblee di Dio in Italia.
L'ottava edizione di questo evento, dallo scopo formativo ed edificativo, si è tenuto lo scorso 28 novembre presso la sede del centro, in località Basso Arro, in provincia di Alessandria. Tanti partecipanti che anche quest'anno hanno riempito la capiente sala che ha ospitato le varie sessioni del seminario. E con questo si conclude l'attività 2015 del notiziario ADI. La redazione vi ringrazia per essere stati insieme a noi in queste settimane che hanno percorso l'intero anno solare e vogliamo invitarvi a seguirci ancora per la fedeltà di Dio nel prossimo anno. Il Dipartimento Media Radio TV continuerà ancora ad occuparsi dell'informazione evangelica nazionale e internazionale per tutti quanti voi. Continuate a seguirci su notiziario ADI attraverso le pagine e i profili Facebook, Twitter, Google Plus, dei principali canali e profili social. E ancora scriveteci a notiziario@assembleadidio.org per essere sempre informati. Dio vi benedica. Ai prossimi numeri.